Primo allenamento questa mattina per il neo arrivato in casa biancazzurra Grigoris Castanos, arrivato in prestito dalla Juventus. Un'operazione che di fatto riporta il giocatore cipriota in biancazzurro dopo i 6 mesi di prestito da gennaio a giugno del 2017, sempre dei bianconeri, con un delfino che allora militava in Serie A, ma che avrebbe presto ritrovato la cadetteria. In quell'esperienza 8 apparizioni con la maglia del Pescara e adesso per Castanos il ritorno in riva all'Adriatico per dare sostanza alla linea mediana di Luciano Zauri, che qualche problema soprattutto in difesa ce l'ha, e il mercato ancora aperto è lì per cercare di dare una mano al tecnico biancazzurro. Il presidente Daniele Sebastiani e il DS Antonio Bocchetti nelle scorse ore sono stati nella sede del Milan per chiedere Matteo Gabbia alla società rossonera, ma sul giovane centrale, anche nazionale under 20, pare ci sia stato lo stop da parte del Milan, che non vorrebbe rinunciare per il momento al ragazzo e tenerlo a disposizione per dargli spazio nella prossima stagione. Dunque, almeno allo stato attuale, la pista che porta a Matteo Gabbia sembra sfumare, col delfino che potrebbe indirizzare le sue attenzioni altrove. Il Pescara, inoltre, col Milan avrebbe effettuato un sondaggio per Alessandro Sala, centrocampista classe 2001, che l'anno scorso ha accumulato 29 presenze, 5 gol e 2 assist con la maglia del Diavolo Rossonero. Al momento Massara e Maldini opterebbero per un prestito secco, operazione gradita anche al Pescara, che si sarebbe detto interessato a valorizzare il giovane calciatore rossonero. Di tutt'altro tenore, invece, la trattativa per Mirko Drudi del Cittadella. Profilo differente quello di Drudi rispetto a Gabbia, perché è un classe 1987, ma sono valutazioni queste che la dirigenza farà nelle prossime ore, considerando che l'impegno con la Salernitana è dietro l'angolo e ieri si è fermato anche Davide Bettella. Per lui contusione al piede, ma potrebbe stringere i denti ed essere in campo. Lo stop per il centrale si somma a quelli di Crecco, Farelli e Marafini, oltre a Campagnaro, che soffre di un affaticamento al polpaccio, al mercato, ma non solo, il compito di dare nei prossimi giorni l'organico completo a Luciano Zauri per cominciare un torneo che si preannuncia già molto equilibrato.